mi fa, tu vai di là, mentre tu cucina, fatto una salsa, quindi io ho mangiato da Simone. Fa le polpette col salame. Io faccio le polpette col salame, cioè macinato. Ma ci può essere comunque nella tradizione, no, nel salame o della salsiccia? Perché di solito no, proprio sulla soppressa. E poi la mettiamo proprio dal gusto. Sì, no, ma poi leggero, insomma. Esatto, diciamo che ne bastava una per essere sazio. Per essere sazio. La soppressa sarebbe... sarebbe fatta per essere mangiata cruda. È vero che poi a Ferrara c'è la salama da sugo che assomiglia un po' alla soppressa, che è fatta per fare i ragù. Tre amici sul divano in ciabatte tutto l'anno, con ospiti speciali e temi di attualità. Resta collegato e non perdere un minuto, preparati un mojito e sai perché. Buongiorno, come va? Sono una felicissimo grande. Oggi, è una giornata fantastica. Tanti motivi. Intanto abbiamo un super ospite. Che presenti tu, perché ti lascio questo... Io dico solo, guarda, 2 stelle Michelin ce l'abbiamo qua. Insomma, diamo il benvenuto a Giancarlo Perbellini, grazie. Ciao, grazie ciao, di essere buongiorno. Qua Giancarlo, grazie. Buongiorno. Io sono quasi emozionato. Lo so che sei un po'... è 2 o 3 giorni che non dormo. Ma l'emozione dovrebbe essere se ti faccio assaggiare qualcosa. Partiamo subito. Già io sono emozionato prima, perché di solito... sei uno chef, te lo immagini, esatto. Cucina, qui averlo qua così... Raccontiamo questo backstage, che noi ci siamo detti, contattiamo uno chef. Se non ci risponde, prendiamo la macchina, andiamo a mangiare la locanda, a quel punto... Ma quello poteva essere... non può scappare. E per assurdo, siamo stati quasi sfortunati, che lo chef disponibilissimo ci ha risposto immediatamente, se mi si è accorto. Giustamente, perché Alberto ha detto, vabbè, ma andiamo dopo che è venuto, così sì. Almeno lo conosciamo già. Trattamento di favore. Allora, intanto siamo felicissimi di averti qua. Veramente. Grazie, è un piacere mio. Siamo contenti, il nostro... insomma, il nostro studio ti accoglie, siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto e quindi quello che vogliamo fare, ce lo siamo detti tante volte noi, è sempre una chiacchierata con gli ospiti. Proprio, no? Infatti anche la ciabatta, devo dire che... No, ma anche perché in ciabatte io non so neanche che cosa sono le ciabatte, per cui... Ah, non sei solito! Non le metto praticamente mai. No? Perché non sto mai sul divano. Ah, allora, ok, quindi in cucina non si può stare con le ciabatte. Ma a parte la cucina il dopo. Che Sì, che poi, perché io immagino che insomma, ci siano delle regole un po' ferre in certe cucine, quindi anche come essere... No, a parte la cucina, ma anche nel tempo libero devo dirti che adesso, perché c'è il lockdown, sono a casa, ma la casa per me è un posto dove vado a dormire, per cui certo. È raro guardare la televisione, è raro essere a casa. Infatti non sei un grande amante, cioè non guardi tanta televisione, perché prima chiacchieravamo. La guardo di notte, guardo il telegiornale e lo sport quando arrivo a casa. Ah vabbè, adesso... No, io il telegiornale ho smesso di guardarlo qualche anno fa. Io guardo le notizie su Google. Sì, partita. Anch'io, perché... È più rapido. Sì, infatti è più diretto, poi il telegiornale mette un po' l'angoscia. Sì, intanto. Però la sera per addormentarsi, comunque, il costo adrenalina del servizio, ci vuole qualcosa che ti rilassi. Sì, immagino, anche perché io mi chiedo sempre quanto è complicato stare in una cucina, perché noi siamo lì, mangiamo, vediamo. In generale il lavoro della ristorazione. Guarda, io ho fatto casa per Bellini apposta per far capire che cosa vuol dire... essere in cucina e seguire un servizio in toto, certo. Perché comunque, cioè, quello che vediamo alla televisione non è la realtà, per cui noi facciamo vivere la realtà, che cosa vuol dire cucinare in diretta e le sequenze dietro un piatto, far capire che non è così semplice e in 40 minuti non fai un piatto, ma dietro un piatto delle volte ci sono 4 teste, 8 mani e comunque un'organizzazione perfetta. Quindi non si può neanche, cioè deve andare tutto perfettamente, perché se sì, non... Ma guarda, dopo 6 anni fino adesso non abbiamo mai avuto grosse debacle, poi è ovvio che il momento di tensione c'è. È normale, ma i conti li facciamo sempre alla fine quando sono usciti i clienti. Ma io immagino che la brigata abbia un occhio per lo sguardo che capisce tutto, cioè nel senso ci si capisce a sguardi, immagino, no? Allora, noi abbiamo cambiato totalmente pelle da quello che era il ristorante di una volta, dove comunque è un muro e lì può succedere di tutto. Sì, da noi se c'è un momento di tensione c'è, parliamo solo in due, per cui nessuno, okay. Nessuno parla durante il servizio. E poi se succede qualcosa ne discutiamo quando è finito il servizio. Beh, ma anche lì torna un po' la scelta del personale della brigata, che come in tutti i lavori è un
momento. Il grosso problema di Casa Barbellini è che l'inserimento in una cucina così non è un inserimento normale, Fazio. Perché comunque quando tu hai un muro puoi permetterti delle cose già nell'assaggiare, non so, noi non usiamo mai le mani, usiamo sempre le pinze, l'assaggiare sempre col cucchiaio, cioè ci sono una serie di cose, cioè non è che uno può bere o può scherzare o fare la battuta, cioè... lì sono tre ore concentrati dove ci sono solo due persone che dirigono il servizio e che controllano quello che succede in sala. Poi abbiamo un vantaggio che la gente non se ne rende conto, è vero che loro guardano noi, ma poi ci sono 16 occhi, perché siamo in 8 in cucina, ci sono 16 occhi che guardano i commensali, per cui se alla sala scappa qualcosa, magari glielo dici, se cade un tovagliolo non se ne accorgono, gli dici guarda che il tavolo cambia il tovagliolo, cioè comunque c'è un vantaggio e c'è il vantaggio comunque di seguire un servizio che in un ristorante normale tu sei comunque sempre, dipendi sempre dalla sala, certo. Invece qua la vediamo anche noi. Beh, ma io comunque ho letto che voi avete un gran servizio di sala, perché ho visto dobbiamo andare a provarlo. Avete preso anche un premio per il servizio di sala, quindi cioè, oltre a tutti i vari premi, però ho visto che ed è quello che secondo me cambia. A me piace molto andare fuori a anche cena. La cosa più bella quando vai fuori a mangiare è la coccola, cioè sì, è vero, il mangiare non vuoi dire che il mangiare non conta, però cioè nel senso la coccola che c'è dietro, che poi è quello che le persone secondo me delle volte non capiscono. No, la squadra è molto affiatata, vabbè, Barbara è con me che è il direttore di sala e che è l'altro pezzo di sono tre i pezzi fondamentali. Il sottoscritto, Barbara in sala e mia moglie dietro le quinte, perché comunque coordina tutta la parte di gestione ed è quella che comunque nelle scelte degli ultimi 10 anni è stata fondamentale e sono i tre cardini del ristorante, per cui la parte sala è forse il 60%, perché noi facciamo da mangiare bene, ma se poi di là non c'è qualcuno che... E sono con le donne, vabbè, avere delle donne collaboratori va benissimo, io non sono, poi anch'io lavoro con mia moglie, quindi è molto bello, soprattutto perché hai molta voce in capitolo, Alberto, tu che non lo sai, puoi dire tutto quello io che posso, vuoi. Io sono ancora, guarda. Diciamo che abbiamo, spesso non siamo in accordo, però... Comunque, vabbè, però la squadra funziona. Ci domandavamo prima, stavamo chiacchierando, che era così, una curiosità che ho in mente ora, cioè quando un cuoco diventa chef? Perché poi sono due parole che magari spesso sono anche dei sinonimi. Diciamo almeno... che il secondo è abusato. Ok. Ah, okay. Perché io dicevo, nella mia ignoranza, ho detto, uno che lavora alla mensa di una scuola e uno che lavora in un ristorante sono tutti e due cuochi. Dei cuochi, o no? Giusto. È lo stesso. Due chef, magari da solo, quello della mensa. Certo. Quindi... Esatto, ma c'è un momento in cui uno può dire di essere chef o è un po' una cosa come... Allora, vabbè, la parola è abusata perché comunque prima di arrivare ad essere chef comunque hai dei gradini da... Certo. Da la gavetta, la famosa gavetta. E, vabbè, uno può essere chef a 22 anni... ma perché magari sono in due in cucina, ma la gavetta vera e propria, non so, io sono molto legato alla Francia perché secondo me un cuoco deve sempre passare dalla Francia, ma non per copiare i piatti, sicuramente per imparare i fondi, le salse, questo è fondamentale, ma proprio per una gerarchia. Difficilmente uno chef di partita fa le carni prima dei 26-27 anni. Okay. Per cui vuol dire che ha ancora della strada da fare per arrivare a fare lo chef. Cose che in Italia purtroppo le grandi brigate c'erano nei grandi alberghi e poi si sono perse e le strutture dei ristoranti, adesso qualche struttura comincia a essere importante, ma le avevamo perse negli anni 70-80, non esistevano. E per cui si parte da commis, demi-chef, chef di partita, sous-chef e chef. Per cui c'è la scala. Cioè, detto uno, perché lui diceva, secondo me uno un giorno dice, però sono bravo a fare da mangiare, sono chef. No, ma dicevo perché non c'è qualcosa. Che sono abusato. Ma perché non c'è qualcosa che, cioè, non so, fai quel tipo di, cioè, anzi, pure meglio, hai quel riconoscimento e quindi da quel giorno sei chef, non c'è un vero passaggio da una parte all'altra. No. Quindi dico, uno potenzialmente oggi si apre, non so, un profilo social, scrive chef. Col nome, è quello che dico, infatti no, io chiaramente... dico sempre che bisogna fare il cuoco prima, sì, e quando, specialmente ragazzi giovani che mi dicono, gli dico scusate ma prima fate i cuochi e poi piano piano arrivi ad esserci, e devo dirti che poi, cioè di chef nella mia vita, di cuochi ne ho visti tanti,
Chef è un lavoro difficile, perché comunque magari uno può essere un grande cuoco e non essere un grande gestionale, perché poi lo chef ha delle responsabilità diciamo, oltre che a fare il piatto, gestire una brigata, gestire il food cost, cioè gestire comunque, tante cose. Nel senso, tu dici sì, perché noi non è che lo, cioè tu sai come io, non lo so. Noi due siamo grandi chef. Noi due siamo grandissimi chef, cioè, nel senso, questo no, ma perché ce lo siamo fatti? Perché tu sei a casa da solo. Io ho mangiato un couscous con una salsa che adesso è anche difficile da replicare, da quanta roba, non me l'ha neanche fatta vedere. Vabbè, cioè, mi fa, tu vai di là, la mia cucina ha fatto una salsa, quindi io ho mangiato da Simone. Fa le polpette col salame. Io faccio le polpette col salame, cioè macinato. Ma ci può essere comunque nella tradizione, no, nel salame o della salsiccia? Perché di solito no, proprio la soppressa. E poi la mettiamo proprio dal gusto. Sì, no, ma poi leggero, insomma. Esatto, diciamo che ne bastava una per essere sazio. Per essere sazio. La soppressa sarebbe... sarebbe fatta per essere mangiata cruda. È vero che poi a Ferrara c'è la salama da sugo che assomiglia un po' alla soppressa, che è fatta per fare i ragù, per cui sì, io mi salvo in corno. No, io ho dei ricordi perché mio nonno faceva su il maiale, come si dice, una volta a Santa Lucia più o meno si fa, no? E giù di tasta sale. Dopo quel giorno lì dovevi mangiare tutte quelle cose, tipo gli ossi, tutte quelle cose unte, tutte quelle allora, cose così. Un po' mi spaventi dire questa cosa con lo chef, perché so anche che il risotto è il tuo cavallo di battaglia, o no? Diciamo che è una cosa che piace molto mangiare anche a me. Esatto. E anch'io devo dire che quel risotto è una delle cose che mi dà più soddisfazione. Mettiamola così, non voglio dire che sono bravo, però mi dà soddisfazione, perché anche, cioè, proprio vederlo crescere, tra virgolette, non so, anche il tassassale, il risotto ai funghi, alla marrone, sono tutti piatti anche poi della tradizione, che devo dire che nel tempo poi hanno sempre il loro perché, si fa sempre bella figura. Quindi sì, il risotto dovevamo nascere, no? Intoccabile. Oppure a Valencia, esatto. Uno dei due posti. Anche a Milano, eh? Sì, è vero, però magari in Lombardia delle altre ricette, per dire, in Spagna il riso, qualsiasi cosa c'è il riso. Sì. Che poi a livello mondiale è uno dei cibi più diffusi, più usati. L'Asia lo usa molto. Assolutamente, sì, poi c'hanno magari un'altra concezione. Che poi io chiedevo ad Alberto, perché lui chiede a me, io chiedo a lui, perché noi non sapendo, mi ha detto, ci confrontiamo. Allora, io capisco, ma in una brigata, no, ognuno fa qualcosa, cioè nel senso, lo chef, ok, quindi in questo caso tu prepari quello che sono il menù e tutti i piatti. Poi dopo, ognuno di quelli che c'è in brigata è in grado di fare tutto il menù, oppure ognuno c'ha... È come un puzzle, ognuno ha un pezzo. Ma guarda, quando io ho fatto Casa Perbellini l'ho fatta proprio anche per far vedere che cosa vuol dire essere dietro, perché comunque uno non si rende mai conto di quello che succede. E siccome c'è sicuramente una distorsione di questa professione data dalla televisione, dove in 40 minuti fanno un piatto, alcuni dei miei, se li metto a legare un pollo, non sono capace. Dei miei parlo magari di un comì di cucina, okay, o di uno uscito dalla scuola alberghiera. Se gli dai un pollo in mano probabilmente non sa neanche da dove cominciare, pulirlo e legarlo. Ma la stessa cosa è quando io vedo MasterChef bambini, mi viene da ridere, perché mio figlio ha 19 anni, se lo metto a sfilettare un pesce e fa la scuola, fa il cuoco, non è in grado di sfilettare un branzino da 3 kg. Per cui quando vedi questa manualità capisci che... ma lo capisce uno del mestiere. Abbiamo introdotto l'argomento. Sì, no, ma più che altro sai cosa, Alberto? È uscito MasterChef e sto pensando, la cucina... La cucina ha visto così quei cose, è passata a mezz'ora! C'è presente che la gente così che prende paura. No, quello no. Quello non esiste. Tempo anche secondo me, cioè io lo guardo spesso, sì, MasterChef. Ma lì sono necessità televisive, ovviamente. Sì, ho capito. Però no, ma certo, dico che non è. Cioè, quando tu dici non ce la fai, è impossibile fare certe cose. Infatti, parlando un po' della... Ma quando dico c'è una distorsione, dietro un piatto delle volte ci possono essere anche un giorno e mezzo di lavoro. Comunque per avere delle basi per fare quel piatto. Per cui in 40 minuti che uno faccia la spesa fa un piatto, io non ce la fo. Parlando appunto della televisione, poi ci confrontavamo sempre in questi nostri confronti tra un caffè e l'altro, come secondo te, in bene e in male, non per forza positivamente o negativamente, ha cambiato o aiutato il settore anche questa strapresenza di cuochi? Ma, allora, sicuramente ha sdoganato un lavoro che prima era un lavoro, cioè quando io ero giovane che lavoravo in Francia erano paragonati a dei medici o comunque a dei laureati, e noi era un lavoro molto normale, cioè facevi il cuoco, facevi. In questo momento è diventato un lavoro importante, anche da opinion leader delle volte,
Per cui ha sdoganato tutta una serie di termini, cioè tutti sanno che cos'è una Julien, anche se l'ha cominciata a Vissani, tutti sanno che cos'è una Brumoise, eccetera, eccetera. Hanno anche un po' educato forse il pubblico. Hanno educato il pubblico, dall'altra parte hanno fatto credere che questo lavoro sia un lavoro facile, e vi garantisco che no, non ho ben pratico. Comunque, nel senso che il cuoco adesso è figo, cioè nel senso, ma io dico sempre che questa è una missione, cioè secondo me le generazioni a venire dovranno ringraziare i cuochi di adesso, perché comunque hanno creato un lavoro di elite, cioè non il cuoco di per sé, sì, però magari il cuoco di un certo livello nobilitato, ma poi vabbè, insomma, c'è stata anche un'evoluzione nel campo, per cui il cuoco deve sapere di chimica, di fisica, perché comunque sì, la cucina è andata avanti, cioè non fai più la bistecca e la butti, certo, su, cioè dietro comunque c'è un lavoro studio, di grande ricerca. Sì, no, infatti c'è anche la notizia dell'aumento, però dall'altra parte ci sono un sacco di persone che a 20 anni si mettono in mente di avere la vocazione per fare questo mestiere, ed è complicato questo. Infatti sì, di sicuro sono influenzati poi anche da quello che vedono in TV, ma infatti dicevamo dell'aumento delle iscrizioni della scuola alberghiera, ma ancora una notizia di qualche anno fa che negli anni anche se la scuola alberghiera ha un sacco di pecche, perché su 280.000 iscritti alla scuola alberghiera, poi se guardiamo l'ultimo dato finale è negativo, perché di 280.000, cioè, tutti arrivano, quelli che escono forse l'1% fa questo mestiere, certo, perché la scuola purtroppo non ti insegna che questo è un lavoro di sacrificio, cioè la cosa fondamentale è sapere che questo è un lavoro di sacrificio, perché sì, comunque gli orari sono orari, diciamo, abbastanza che in parte lavorate quando gli altri non lavorano, e poi durante le feste o comunque tu lavori il sabato, la domenica, di sera, cioè ha una vita sociale totalmente diversa. Facendo un passo indietro, che poi abbiamo arrivati subito al dunque, tu nasci anche come pasticcere, se non sbaglio, correggimi. Nasco da una famiglia di pasticceri, non amando mai la pasticceria, okay, e mi è venuta la passione a 23-24 anni, perché come nella vita ognuno trova magari per strada qualcuno che ti fa venire la passione, ho trovato un ragazzo italo-francese, un grande pasticcere, che mi ha fatto capire che la pasticceria non era quella di casa, ma c'era dell'altro nella pasticceria. Poi insomma è un lavoro abbastanza certosino e con molti paletti, a differenza della cucina, dove tu ogni giorno, se decidi, puoi cambiare, perché la stagione ti dà ogni 3 mesi cose diverse, per cui e la creatività ti permette di giocare col dolce, col salato, con l'acido, con l'amaro. La pasticceria dei paletti, cioè, è difficile inventare un dolce nuovo. Diciamo che la ristorazione ha cercato delle vie alternative, per cui ha inserito qualche verdura, eccetera, ma nella ristorazione, che è una pasticceria totalmente diversa dalla pasticceria da sport, certo, per cui anche lì sono due. Sì, beh, io cado bene, perché anche io come dolce non sono molto amante. Quindi infatti, tu più dolce o più salato? Così devi sbilanciare. Più dolce, molto più dolce. Ah, sì. Sì. E a 24 anni ho trovato questo ragazzo che mi ha fatto innamorare della pasticceria, e poi io a 45 ho deciso di aprire una mia pasticceria, che è un lavoro totalmente diverso, sì, da quello, sì, che faccio, immagino. Per cui è stato molto complicato, anche se venivo e conoscevo l'ABC, perché poi alla fine io non faccio il pasticcere, faccio il cuoco, per cui è tanto diverso, sì, totalmente, cioè quindi un grande chef può non essere un bravo pasticcere, viceversa, è rarissimo. Ok, quindi io non lo sapevo, pensavo tutti, beh, perché magari, vabbè, c'è, è molto più probabile che un grande pasticcere diventi un grande chef. Io ho avuto un discorso di manualità, magari anche, cioè per come tecnica forse, ma perché sono proprio due lavori completamente diversi. Io ho avuto un grande chef in Francia che era stato pasticcere, era diventato chef, e in effetti, cioè, tu vedevi la perfezione, la maniacalità nelle cose che tante volte uno chef non ce l'ha. Okay. Sì, beh, è tutto, cioè molto più, sì, ci sono regole molto quasi scientifiche. Se sbagli, ti ci guarda, metto un po' di più, non ti sta sulla crema. No, lì invece no. Oltretutto questo disegnava anche i piatti, per cui la foglia doveva andare in quel punto, sì, era molto. Sì, sì, mi ricordo mia nonna faceva il fugassin così, buttando a caso, buttando a caso. Sì, sì, veniva perfetto, però. Cioè, se tu lo facevi insieme a lei, non vedevo. C'aveva l'occhio. Devi pensare che io avevo una zia che era cieca e faceva una torta di mele che io faccio ancora e che sono riuscito quasi a emulare. A pesare, perché vado delle volte vado ancora a cucchiai e lei andava solo a cucchiai. Ma è così. No, sono quelle magie delle nonne di una volta che non capirei mai. Neanche io capirei mai.
Poi io penso sempre che noi, cioè nel senso, tu di più perché facendo questo lavoro, vivendo in Italia, essendo nato in Italia, abbiamo una fortuna, perché comunque la cucina italiana aiuta tantissimo, cioè nel senso, è un insieme, io che vedo, sono... Vedo sospirare, no, vedo sospirare, cioè, questa no, te lo dico. Io facciamo così, fatto... perché io sono purtroppo... Piano, no, piano. Io cado sempre, cioè, ma io vado lì. Allora, tiriamo via la Francia, che non io personalmente, però in altri posti d'Europa ci sono stato anche a vivere, e quindi tirando via... Cioè, no, no, su questo, allora, diciamo che abbiamo i più grandi prodotti del mondo, sicuramente la varietà della cucina che nel mondo fa la differenza, c'è mancata la filiera e la professionalità, nel senso che la nostra cucina è stata esportata all'estero da emigranti e non da professionisti, e ancora oggi non riusciamo ad avere una filiera, cioè se oggi io cerco un agnello e lo metto in carta per 4 mesi, non riesco ad avere una continuità di prodotto, o raramente riesco a trovare un produttore che... Con l'estero, no, no, anche in Italia. Anche localmente, ok. Anche se le cose adesso pian piano stanno cambiando, però manca proprio una filiera produttiva dell'agroalimentare. E mi tocca sempre andare di là, cioè di là invece dai cugini, loro nel mondo sono riusciti a esportare qualunque cosa. È vero che loro hanno una cucina molto più codificata che noi non abbiamo, perché il broccolo di Custoza sono 6 produttori, sono 6 produttori, sì, cioè, sì, sì. E questo è il nostro grosso vantaggio. Sì, sì. È ovvio che noi però, no, dicevo, questo il prodotto di per sé capisco che sia complicato, a prescindere da quello comunque abbiamo una vasta scelta, sì. Cioè, nel senso, mi viene in mente l'Inghilterra, l'Olanda, c'è, cioè, paesi dell'Europa, c'è il discorso di clima, c'è, sì, la fine, sì, delle carne e patate, cioè, ma guarda, penso, io penso che in America, quando ho aperto Rana New York, io avevo là avevo delle persone che assaggiavano, che mi davano l'idea del testing americano sul testing italiano, e io litigavo ogni 3x2 con loro. E quando loro mi dicevano la mozzarella fila, no, la mozzarella deve essere gommosa, perché quando è fresca la bufala deve essere gommosa. Allora mi dicevano, no, ma l'americano vuole che fili. Beh, te la mangi tu quella che fila. E per dirti, loro mi dicevano, no, no, il pomodoro in marzo, il pomodoro in novembre, il pomodoro non esiste. Come non esiste? Cioè, io in Italia il pomodoro ce l'ho da marzo fino a novembre, perché il piennolo di Napoli ce l'ho fino a novembre, sì. Ma io faccio le conserve, per cui io lo mangio tutto l'anno, no, cioè, no, quindi esatto. La mia cultura, cioè, tu puoi dire che non c'è la roba fresca, ma c'è una cultura dietro, e questo è difficile da far conoscere, da trasmettere. Fortuna che abbiamo una bella storia alle spalle. Sì, non lo fate, noi ci vediamo sempre a Roma e cose, quindi spaghetti, spaghetti, siamo fortunati, cioè nel senso, delle volte io, ripeto, adoro, perché essendo stato in giro mi è capitato spesso di fare il confronto, siamo fortunati, però manca proprio quel, che io penso invece che le generazioni future invece potranno avere. A proposito di confronti, io direi che potremmo... Potremmo calare questo asso. Ma di solito così abbiamo il come si dice, l'abitudine di fare un gioco con ogni ospite. E ogni ospite facciamo un gioco diverso. Presentazione, facciamo un gioco diverso con ogni ospite. Certo. E la complicatezza è trovare un gioco che piace a me, ad Alberto, non tanto all'ospite. Perché noi che all'ospite piace, no. Però di solito è mettersi d'accordo fra di noi. Allora, noi abbiamo rubato. Però dico basso, cioè abbiamo rubato, perché è un bellissimo gioco. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo qua delle card. Quindi queste sono le nostre card. La quale non faremo vedere, noi facciamo vedere solo dietro, c'è il nostro brand. Massima riservatezza. E davanti invece le card sono personalizzate, ci sono tutti una serie di personaggi della ristorazione. Ok, bravissimo, che non dici chef, che dopo che abbiamo capito qua. No. Personaggi della ristorazione. Ci sono personaggi della ristorazione. Vorremmo un commento. Noi vorremmo solamente un commento. Allora, il commento può essere come si vuole, tanto. Non lo so, cioè nel senso rimane. Non lo saprà nessuno. È ovvio che rimane. Cioè, possono esserci anche persone che uno dice: questo chi è? Oppure questo è il mio preferito. Oppure questo qua è il mio preferito, il mio grande amico. Mio prego. Amico. Quindi, dai, è una cosa semplice. Cosa devo sfogliarle? Certo. Una volta. Senza farle vedere, appoggiare pure sul tavolino coperto. Le voci di spalle, vedi? Insomma, siamo partiti bene lì. Vai. Siamo partiti molto bene. Molto bene, ok, molto bene. Allora, la prima cosa che posso dire di questa persona è che avrei voluto che nella cucina ci fosse uno come lui, okay. Perché ha dato alla pasticceria un impulso che negli ultimi 10 anni la cucina ha avuto, ma non così forte, perché
Lui è stato è il capo dei pasticceri, o comunque è chi guida la pasticceria in Italia. È un uomo molto duro, molto severo, ma è un grande professionista. È arrivato a Verona, io sono contento che sia arrivato a Verona perché ha alzato il livello. Perché credo... Io pensavo che dicessi con tutti i posti che ci sono in Italia. Invece, no. Ma perché apprezzato. Poi io assaggio le sue cose, ed è normale, e devo dire che il livello qualitativo... Diciamo che anche riconoscere a Verona magari una storia anche nella pasticceria, magari non c'è, comunque non siamo magari più favoriti. Sì, però la grande pasticceria... Non è di qui. Non è di qua, cioè certo. Comunque la grande pasticceria in Italia l'ha portata lui con qualcun altro, ma è lui che ha fondato questo movimento, cioè l'accademia eccetera eccetera, e ha portato dei grandissimi benefici perché ha alzato tantissimo la qualità. Arrivando lui a Verona, secondo me ha alzato, secondo me la parola concorrenza è una cosa ci sta, importante. Sì. No, è vero, infatti l'evoluzione è data dalla concorrenza. Io sono perfettamente d'accordo su questo, cioè se la concorrenza deve essere di livello perché ti aiuta ad alzare l'asticella, cioè se posso dire una cosa? Devi. È un grandissimo sul panettone, sul pandoro. Vedi, c'è il dissing sul pandoro, giornali nazionali prima pagina. Ah, prima pagina, pandoro, chiudiamo e tutto. Beh, vabbè, grazie. Cioè, pandoro, dai. Ovvio, ci sono anche due provenienze diverse, dove il panettone da una parte più... A me piace il pandoro, comunque. Cioè, ma non ve lo dico. Poi è una cosa giusta, perché alla fine ce lo siamo tenuti a Verona. Il pandoro non ha avuto l'evoluzione del panettone che tutti i pasticceri fanno, però ci sarà un motivo. Perché è difficile farlo. Non è facile farlo. Cosa dire? Devo dire qua. Vediamo, mi fai paura quando ci credo. Sì, perché poi non sa neanche. No, allora, è un grande amico, è un grande professionista, perché credo che nella vita uno, prima di essere quello che è, ha dimostrato che cos'era. Viene da una grande scuola, ha deciso di fare un altro mestiere adesso, per cui fa televisione, non fa più lo chef, però... Sì, anche perché quelli che fanno tanta televisione, quando senso, fanno una scelta. E credo che bisogna fare una scelta. Certo, o ti dedichi a una cosa. Perché alcuni fanno anche più di un programma e poi magari anche le pubblicità. Vedo veramente che quando dicevamo prima le star, ma nel senso che non è solo il programma, è pubblicità poi magari per la pasta. Però credo che lui abbia, oltre a un background, io lo conosco da quando ero bambino, per cui da quando avevo 24 anni, lavorava in una delle più grandi cucine italiane, dove veramente la genialità e la creatività in quel posto. Comunque deve essere di una certa. Lavorava con uno chef che dice sempre: caramellizziamo bene la carne. Perfetto. Però credo che abbia dimostrato che ha preso stelle su stelle. A Bologna ha preso una stella, poi ne ha prese due, a Verona ne ha prese due. No, non c'è niente da dire. Ecco, io se nel mio gusto personale, se potessi scegliere uno chef, sceglierei. Ci ho capito, sceglierei. Magari non sceglierei compagni del. Vabbè, però basta. Continuiamo a infilarci in tunnel senza uscita. Allora, ti racconto un aneddoto. Mettiamoci comodi. Allora l'aneddoto ci sta. Io avevo due stelle Michelin, lui viene a mangiare da me. E lui non era nessuno. E viene in cucina e. Lui, sua moglie e uno dei suoi figli, e mi dice, guarda, ha detto, in Italia i forti, parliamo, ma io non so neanche chi sia lui, non era nessuno allora, nel senso non aveva neanche una stella, e mi dice, in Italia siamo solo tre, i cuochi numero uno, i più grandi in Italia siamo solo in tre. E io gli dico, scusami, siamo solo chi sono? Uno sono io. Uno sei tu e uno è Davide Scabin. Davide Scabin a quel tempo era sicuramente la creatività all'ennesima potenza. Parliamo di 25 anni fa. Cioè esce dal ristorante e mi chiedo chi è, vado a vedere chi è. Lui aveva ragione, perché lui è diventato il numero uno al mondo.
nella vita quando ci credi è tutto. E non posso dire niente. Possiamo perché comunque. Io non ho capito chi è. No, io ho capito chi è. Io ho capito. Lui è diventato veramente un grande trascinatore. È diventato l'Italia nel mondo, cioè quello che avevamo bisogno. Per cui è uno che quando racconta le cose. È anche perché è uno che viene in cucina e mi dice: siamo in tre, se poi tu ne hai capisci, gliene tiriamo in capisci che me l'ha detto 30 anni fa e in effetti lui era già un genio allora. Comunque crederci è anche, percorso. E anche capire di raccontare una storia magari con quello che poi si cucina, che non è solo. Ma poi lui ha avuto un'evoluzione, nel senso che io poi sono andato a trovarlo, normale. E abbiamo disquisito su quello che faceva, perché lui, come tutte le cose, veniva da delle esperienze. Però è stato bravissimo. E tu vai a mangiare fuori? Tantissimo. Sì? Sì. Ma vai a mangiare fuori? Per piacere. Non vai per fare la polemica. No, perché mangio talmente male durante la settimana che almeno una volta alla settimana... Una volta alla settimana vorrei mangiare... Per cui mi è rimasta ancora la passione di andare al ristorante. Dico sempre che specialmente in qualche ristorante mi sudano ancora le mani prima di entrare, perché mi aspetto tanto, specialmente quando mi raccontano. Certo. Per cui insomma io ti posso raccontare di esperienze che ho avuto 40 anni fa che mi ricordo ancora i piatti, perché quando mangio una cosa straordinaria c'è dell'emozione. Quindi la prossima volta che dobbiamo andare fuori a mangiare, invece di invitare me, io da lui non più tardi di 3 mesi fa ho mangiato un borlengo modenese che me lo ricorderò per tutta la vita. La prossima volta ci mettiamo in coda, andiamo noi tre senza donne, non c'è andiamo noi tre così andiamo, non c'è le pressioni, però va bene, ma comunque noi facciamo finta di niente, facciamo finta di niente, entriamo così non diciamo niente, poi vado a vedere cos'è il borlengo. Sì. No, ma così fai, dici sì sì, ma no, poi non lo sai Alberto, devi no, cioè, anch'io. Io ti faccio una domanda per curiosità. Beh, è una non lo dico neanche. Tipo gnocco fritto, una cosa con formaggio. Vedi, io non lo sapevo, vedi? Okay. Vabbè. Lei la conosco da quando sono bambino. Da bambino vuol dire da quando avevo 19 anni. Perché io lavoravo in un grande ristorante 2 stelle Michelin in Emilia Romagna e lei viveva con la sorella del proprietario di questo ristorante, per cui una grande storia, una persona straordinaria che è riuscita a cambiare pelle, perché comunque arrivando da un altro paese fare una cucina italiana, toscana, straordinaria, incredibile. Facile. E per cui insomma diciamo che io sono cresciuto anche con i suoi piatti. È una donna se parliamo con lei è una donna francese, lo sai perché c'ho questa domanda, ma di sempre ce l'hai lì, lo so io, no, ma ce l'ho sempre avuta. Allora, cioè, noi tutti penso chiunque viene da una storia familiare dove il 99,9% la mamma, la zia, cioè sono le donne che cucinano, no? Quelle brave. Sì, no, ma dico in casa, comunque 9 volte su 10, insomma, ma poi a livello invece stellato, chef, che donne sono veramente una percentuale. Abbiamo cercato di metterne più possibile. Perché, faccia delle porte rosa, perché è un lavoro difficile, un lavoro in cui devi rinunciare a qualcosa, o comunque fai fatica a coniugare la famiglia e il tuo lavoro. Cioè, perché devi essere solamente chef. E magari per una madre è più difficile. No, però ci sono, non è che non ci sono. Sì, no, vedo, però comunque in proporzione cioè, ci sarà una donna ogni 5 uomini stellati, anche 8 forse. Cioè, quindi c'è un po' di però tante hanno rinunciato a tanto. Cioè, per dirti, Annino ha figli, esempio. Ma immagino che sia. Ma questo lo. Però era a livello anche. Ma comunque anche sì, perché forse è proprio un lavoro complicato di partenza, perché anche le cuoche donne sono molto meno rispetto ai cuochi uomini. Però noi siamo cresciuti. Ma che ti richiede tempi diversi, se hai, diciamo, anche il discorso della famiglia, magari per una donna seguire. È complicato, è molto complicato. È giusto il ragionamento. Non è perché gli uomini sono più bravi a farlo mangiare delle donne, non mica vero.
questo. Qualche uomo lo direbbe, qualche uomo lo direbbe sicuramente. Ma allora io dico sempre che parlo sempre della memoria del gusto, la memoria del mio gusto è tarata su mia mamma e mia nonna. È vero, ma anch'io. Ti ispiri. Cioè, di solito parti da lì, poi se sei fortunato, magari c'hai la mamma e la nonna, poi delle volte invece. Mia mamma negli anni ha avuto una mamma. È cambiato molto, adesso non ci sono più le mamme che cucinano, per cui è cambiato tutto. No, è vero, è vero. Prego. Siamo amici. Cioè, mi avete dato solo amici. Sapevamo. Allora, è un grande chef, è riuscito a coniugare televisione e cucina, perché comunque è riuscito a creare una grande brigata, una grande famiglia che gestisce i suoi ristoranti, ha una vena mediterranea straordinaria, è un grande personaggio, è un personaggio vero. Cioè, quello che vedi è... Sì, okay. Lo si capisce perché non penso... Però non è una cosa da poco anche per chi fa televisione. Se vuoi ti racconto anche qua, ti posso raccontare... Vai, lui è di Gragnano. Sì. Una sera io sono a Gragnano e dobbiamo andare a cena e mi dice guido io. Guido io, partiamo, salgo in macchina con lui e arriviamo in centro a Gragnano. E vedo che si ferma e guardo anch'io e mi dice abbiamo sbagliato qualcosa, e gli dico cosa abbiamo sbagliato, e no, perché ha detto dove dobbiamo andare a cena è qua, ma è disabitato sto posto. E che tira sul finestrino a casa e chiede a uno, gli dice mi scusi, dovevo andare in un pastificio a cena, e gli dice ma mi scusi, ma la fabbrica? No, ha detto la fabbrica l'hanno portata via 5 anni fa. Io lo guardo e dico meno male che sei di Gragnano. Da parte della insomma, se tu dici andiamo lì a mangiare, ti sono da 5 anni, però. E lui è lui. Vabbè, insomma, comunque sicuramente siete andati a mangiare da qua e lì, poi si mangia, cioè, nel senso. È stata una cena di pasta, ma eravamo per la festa Vico, per cui c'erano tutti i più grandi chef d'Italia, perché la festa Vico è organizzata da un altro chef di Gragnano. Sì, lo so, infatti stavo dicendo, Gennaro. Ce ne sono due dello stesso paese, che è una cosa molto... Che magari non so se troverai uno. No, non l'abbiamo messo, però sono due dello stesso paese, che è una cosa, insomma, veramente difficile, perché già averne uno, poi dopo fosse, non so, Milano, ma comunque un paesino abbastanza piccolo dell'Interland, comunque. Conosco, io sono andato spesso, non conosco bene la zona. Sì, sì, mi piace molto. No, lui è un grande personaggio. Quindi è così? Sì. Cioè, non è che fa finta? No, no. Ah, ok. No, perché questa, tale quale, tale quindi quale. Questa è una cosa che io immaginavo che fosse più un personaggio da TV, invece... No. Così, okay. Così. Cioè, tipo, Giancarlo Pa. Guarda. ma da mo'. Giancarlo Pa. Vabbè. È diventato il suo brand. No, ho visto. Marchio di fabbrica. Allora, lui non lo conosco per nulla, lo riconosco per i tatuaggi. Ha scelto Alberto. No, so che ha lavorato da un mio grande amico, ma non ho mai mangiato, non l'ho mai visto neanche in TV, per cui non ti so dire. Poi a livello proprio di informazione, ok, so che tu comunque sei tanto impegnato nel fatto di insegnare l'alimentazione anche proprio già da bambini o comunque di... Col MLAL sono stato, adesso ci siamo fermati, ma con la MLAL andavo nelle scuole a fare educazione alimentare per il tempo che riesco ad avere, però è simpatico primo perché comunque... L'andare a proporre delle cose ti fa evolvere, ti fa pensare, per cui dietro c'è un lavoro di squadra che pensa e le proposte da fare e il perché delle cose. E dall'altra parte ci accorgiamo che l'80% dei bambini non mangiano verdure, non mangiano frutta, sì, sì, che a casa hanno un'alimentazione sbagliata. Sì, sì, una delle prime lezioni che io ho fatto a scuola è una crema spalmabile, che non possiamo dire il nome, e tu apri un armadio e tiri fuori la crema spalmabile, ma nello stesso momento che fai questo gesto apri un frigorifero e tiri fuori due ingredienti e fai una cosa dove controlli gli zuccheri e i grassi e la puoi fare per tuo figlio in una maniera diversa, per cui le prime lezioni che facevano erano queste. Oppure portare il cavolfiore, che tu quando lo porti a scuola tre quarti dei bambini ti guardano e ti dicono madonna puzza, io te lo servo in una maniera diversa e lo mangi, e il 95% di questi bambini
dicono sì, ah, possiamo anche mangiarlo. Poi va a casa, mi fai capo il fiore. Sì, no, ma perché chef, dai, io sono convinto che poi la memoria del gusto, cioè se tu lo incominci a mangiarlo da bambino, magari puoi avere un rifiuto per un periodo, ma poi se lo vai a riaffrontare in un'età diversa, alla fine ti stimola. Il mio caro amico diceva sempre che quelli che rompono le scatole a mangiare, colpa di la loro mamma. Me lo diceva sempre, perché è proprio da piccolo che impari a mangiare tante cose. E dopo puoi scegliere di non mangiare certe cose. Ma la stessa cosa di portare un pisello, sgranare un pisello e magari sbucciarlo e tenere fuori le due mezze sfere del pisello. E far mangiare un pisello così, che magari a me è capitato, però uno mi ha detto: mio nonno ha l'orto, gli ho detto tu sei fortunato che ti porta nell'orto a raccogliere il bacello, ma già l'altro giorno con i bacelli dei piselli li abbiamo estratti, abbiamo fatto un gel per fare un dessert con frutta e comunque avere un orto in casa, vedendo anche la situazione, forse è la risorsa, non dico del futuro, ma ne stanno parlando, cioè nel senso. Sì, c'è un'attenzione anche nella ristorazione diversa, a questa cosa. Chilometro zero, comunque, anni che abbiamo parlato per anni e anni del chilometro zero, esatto. Ma il chilometro zero nostro non è il chilometro zero, è la stagionalità. Sì, per cui se tu segui la stagionalità, già hai seguito quasi un chilometro zero. Sì. Perché poi la stagionalità è ovvio che un paese lungo e stretto come l'Italia la devi seguire cominciando dal sud, per cui non potrà mai essere un chilometro zero, però una cosa che fai in Italia, adesso gli asparagi a marzo iniziano quelli del sud e piano piano vengono su, per arrivare a quelli di Altedo in aprile e per andare a fine aprile, maggio, con l'asparago di Bassano, cioè il bianco buono, eccetera eccetera. Per tre mesi ho mangiato il radicchio per questo motivo, perché adesso quando vai fatti chilometro zero o comunque i banchetti, quelli sulla strada che magari hanno i campi dietro, che sono i miei preferiti, sono in assoluto i miei preferiti, tranne quando qualcuno ha l'ananas. Ci sono delle, però è un chilometro zero più uno, diciamo. Sì, insomma, pure le banane, però adesso chiudono perché comunque finiscono col cappuccino. Adesso gli avocado e tutta una serie di frutti esotici li stanno coltivando in Sicilia, per cui pian piano abbiamo anche delle cose, perché comunque quando mi chiedono ma non fai mai i piatti di una volta, delle volte io guardo quello che facevo e farei fatica a rifare quei piatti là, perché sono cambiate le temperature, le abitudini, cioè quando ho cominciato io a fare questa tipologia di ristorazione, comunque le porzioni erano ancora le porzioni da 120 grammi di pasta, cioè adesso proprio l'alimentazione della gente in 15 anni, in 20 anni è cambiata totalmente, ma sono cambiate anche le temperature fuori, per cui a 40 gradi, una volta erano 31-32, fai più fatica a mangiare 150 grammi di pasta, cioè... No, è vero, si parla di Dio proprio, anche io ho ridotto, si vede che quando diventi più grande cominci a ridurre un pochino, ma... Vai Alberto. No, dico che magari prima era abituato ad andare anche a mangiare in trattoria o comunque in ristorante e si aspettava anche quel piatto lì, anche con quella porzione, oggi invece mi sembra anche che sia diversificata questa cosa qua, cioè oggi anche se ti arriva un piatto magari con un'altra preparazione ma con meno quantità. Con meno quantità non si scandalizza più, diciamo, anzi è una cosa probabilmente. Tornando prima sempre la nonna che col badile ti dava da mangiare. Esatto. Cioè, se mi ricordo mia nonna che se ne dava due pezzi di pasta e c'era questo pezzo di burro sopra che io. Però era così, cioè nel senso era quello, poi dopo pensa che io vengo da una famiglia dove invece in otto mangiavano due etti di pasta perché la cuocevano a 20 minuti. Ah sì, sì, è vero, pure sì. Ma fagli andare altri due tre minuti. Strano. Ma poi comunque vabbè, tu vieni da un posto dove comunque anche lì tante cose da mangiare buone, cioè nel senso la nostra bassa è tanto mangiare, quello ancora adesso, cioè come mangiare risotto lì ancora adesso usano il badile. Andremo avanti due giorni. Io starei qua fino a dopodomani. Esatto. Però lo chef ci avrà una brigata da mandare avanti. E noi dobbiamo rincorrere quando va a mangiare fuori. Ci buchiamo. Lui si è già d'accordo. Cioè, nel senso, in Friuli, o a Modena, o dal suo caro amico. O anche da lui. Da lui ci dobbiamo andare. Assolutamente. Però sai che differenza c'è arrivare con la cucina vista? Uè, ciao, come va? Sono scappati di casa. No, direi per salutarci, così mi è venuto in mente 5 ingredienti che proprio dici non puoi fare a meno.
che usi. Ti dico, guarda, uno, io la noce moscata, io sono fan della noce moscata, la metto quasi tutto. Va bene, dai, io porto. Io prendo la noce moscata, no, io. Comincio io allora. Ma no, sicuramente al primo posto, sono due le cose al primo posto: una è il riso e una è il pomodoro. Ok. Cioè proprio, non dico che ho l'ossessione, devo stare attento nell'uso, perché delle volte, specialmente la parte di là che mi critica, cioè la parte della sala, mi dice... Poi una volta, per cui devo stare attento. L'erba cipollina è un'altra delle cose che... perché magari uso, non uso mai, quasi mai l'aglio e pochissimo la cipolla, uso più lo scalogno. Un ingrediente che non manca mai è lo zucchero, okay. E poi sicuramente l'aceto. Perché io sul riso avrei detto il riso. Il riso. No, io ci metterei per dire crostacei. A me il pesce piace tantissimo. Sì, ma c'è pesce. Più per dovevo averne 6 perché poi nei miei menù c'è sempre lo scampo. Nel 90% dei miei menù c'è lo scampo. Ma perché? Ma quando ho detto lo zucchero l'acido, perché è un pesce molto dolce, se poi lo fai caramellare, cioè gli fai questa crosta in padella, diventa dolcissimo. E... comunque fa anche il menù vegetariano, quindi posso venire tranquillamente. No, facciamo il menù del senza adesso. Del senza, sì, l'ho visto, Senza però... glutine, senza latticini e senza uova. Dai, organizziamo adesso. È perfetto, cioè nel senso, c'ho questa cosa qua adesso, insomma, poi, sai, è l'esperienza, no? Io dico sempre, guarda, che tanti clienti ogni tanto lo provano, dei clienti abituali lo provano, perché comunque è un menù di soddisfazione. Tutta sta calma, queste cose. Poi faccio questo fioretto quando vengo. Puoi fare questo sforzo per me. Vai, mangiamo uguale. Ringraziamolo, c'è stato veramente... Noi siamo stati felicissimi di averti grazie. Qua, e poi qua quando vuoi tornare non c'è nessun problema, perché tutti siamo vicini. Siamo vicini, quindi... Noi adesso abbiamo un rito che è quello che le nostre ciabatte, che oltretutto faccio vedere. Non sono in vendita. Salutiamo. Non abbiamo salutato nessuno. È vero, non abbiamo salutato nessuno. Certo, salutiamo. Perché noi abbiamo questo problema, no? Abbiamo cominciato avendo delle aspettative di un certo tipo, no? Abbiamo detto, insomma, io e Alberto facciamo un programma, chi chiamiamo viene, se chiediamo un aiuto ce lo danno. E invece non è così. No. Perché tu dici, chi sono questi due qua? Allora, avevo un po'. Insomma, di sassolini nella scarpa, però Alberto non vuole perché lui è politicamente corretto, quindi mi dice non dire niente. Allora io ringrazio solo chi invece... Chi ci ha fatto la ciabatte? E lo salutiamo. Sì, vabbè, cioè, non è che ce le ha regalate, non è che ce le ha regalate le ciabatte, quindi lui è stato gentile. E le firmiamo. Quindi noi le firmiamo perché sì, poi certo. le teniamo la mia? Qua. Sì, sì, tutte due. Sì, certo. come vuoi tu, decidi tu. Vai. Dove, come ognuno le può fare a modo di disegni, okay. Cose, libertà. Ah, vedi? Un disegno forse. Casa per me. Scusa Alberto, scusami. Bellissimo, bellissimo. Perfetto. Su tutte e due? O ma sì, dai, tutte e due così le vediamo separatamente. Perché allora di là ti faccio la dedica. La dedica, il mio motto. Ah, ok, perfetto. Okay. No, perché se poi scrivi a Simone devo dargliene uno che si chiama Simone. A casa per me è un rebus quasi. Sì. Bellissimo. Vedi che bella questa cosa. È avuto una bella idea. Bellissimo. Ciabatte sono... Prossima volta arriviamo col pennarello proprio già. Infatti, nel frattempo finché lo chef finisce di firmarci, se qualcuno vuole mandarci delle calze, noi ci chiamiamo volentieri. Stenis in Italia, qualcuno. Va bene, tutto. Sì, volete. Noi prendiamo. Ce le prendiamo. Non vi preoccupate. Grazie mille, chef. Il gusto non ha traguardi. Sono perfettamente... Visto che parliamo sempre di classifiche. È vero. Visto che parliamo sempre di classifiche. E comunque, ti ringraziamo nuovamente. È stato un piacere. Grazie. È stato un piacere averti qua. Ti prendo. Quando vuoi tornare, torna. Quando volete andare a trovare lo chef in uno dei suoi ristoranti, cercate comunque Giancarlo Perbellini e trovate tutti i posti dove andarlo a trovare. A casa Perbellini. Ogni tanto la domenica, il lunedì e il martedì in Sicilia. Prendiamo il treno. Vabbè, comunque noi andremo, ragazzi, poi vi faremo sapere com'è andata. Di sicuro. Vi ringrazio, ringraziamo la nostra regia che oggi è assolutamente giorno. Possiamo far partire la nostra sigla, ragazzi. Alberto, è stato un piacere, siamo stati andata bene. Molto grazie. Bene, siamo contenti. E sigla. Grazie ragazzi. Andiamo.